Lo scandalo delle spese folli delle regioni irrompe ora anche in Campania, mentre in Lazio l'ex capogruppo e tesoriere PDL Franco Fiorito si dice pronto a restituire parte dei soldi percepiti. Incassati tagli ai costi della politica in consiglio comunale, la governatrice Renata Polverini intanto comincia un nuovo ciclo. Franco Fiorito, accusato dalla Procura di Roma di peculato, dal canto suo si è detto pronto a restituire circa 400.000 euro, decisione che potrebbe forse essere legata a un aggravamento della sua posizione nell'inchiesta in cui è indagato. Mentre la notizia e le immagini di toga party e spese allegre fanno il giro del mondo, sulla vicenda interviene anche la Corte dei Conti, che parla di fatti gravissimi e si dice preoccupata, invocando la necessità di controlli da parte di un organo esterno indipendente e autonomo. In attesa degli sviluppi dell'inchiesta, Lazio e PDL si godono una tregua almeno apparente. Dopo il durissimo scontro all'interno del partito e ben ancorata a una poltrona che il terremoto dei giorni scorsi ha fatto traballare, Renata Polverini, allontanata dalle dimissioni da Silvio Berlusconi, promette di cambiare la Regione Lazio.